oggi presentiamo Econaut, come dice, è un primo grosso risultato dell'attività del Tecnopolo della Nautica qui a Ravenna, che ovviamente è nato molto giovane, è nato l'anno scorso e ha già al suo attivo numerosi progetti. Questo è uno dei più importanti, in collaborazione con Sly Yachts e Riba, per la realizzazione di un 38 piedi con principi di ecocompatibilità piuttosto spinti. Questo significa che sia nella parte di progettazione, sia nell'impiego dei materiali, sia anche nel coinvolgimento della catena dei fornitori che collaboreranno e collaborano tuttora attivamente nella introduzione di componentistica che sia green, diciamo così, quindi con caratteristiche di compatibilità ambientale elevate, costituisce uno dei primi progetti e quindi ha una sua importanza per il nostro polo e anche per la provincia di Ravenna. All'interno di questo ovviamente il Tecnopolo nasce sotto l'egida della Regione Emilia-Romagna, della provincia di Ravenna e del comune di Ravenna, che hanno supportato attivamente la realizzazione di questo centro. Ovviamente non dimentichiamo il supporto importante dell'Università di Bologna, che collabora con una branca di questo centro interdipartimentale che così produce e apporta conoscenze a questo polo. L'imbarcazione che abbiamo appunto prima presentato si tratta di un'imbarcazione a vela di 11,50 m di lunghezza con caratteristiche da regata crociera. Ovviamente per arrivare a coniugare questi due diciamo, aspetti, che a volte sono anche molto diversi l'uno dall'altro, abbiamo utilizzato molta ricerca. Questa ricerca è stata possibile anche grazie al Tecnopolo di Ravenna. Ci sono due aspetti di ecocompatibilità dell'imbarcazione. L'uno è nell'utilizzo dell'imbarcazione, ovvero è un'imbarcazione che per prima cosa basta pochissimo vento per andare a vela, e questo è già un aspetto di ecocompatibilità. Secondo, stiamo valutando insieme anche a dei partner, aziende fornitrici, quello di installare dei sistemi ibridi di propulsione. Questo ci permette, faccio un esempio in soldoni, di uscire dal porto con un motore elettrico e le batterie, quando sono fuori in condizioni di poter navigare a vela, navigare tutto il giorno a vela, rientrare di nuovo con la propulsione elettrica e ricaricare le batterie con l'allacciamento in banchina. Io in una giornata, diciamo un po' ideale, ovviamente devo avere tutte le condizioni giuste, non ho inquinato niente e tra l'altro non ho consumato nemmeno molto. Il secondo aspetto invece è nella produzione dell'imbarcazione, quindi la ricerca di materiali il più ecocompatibili possibili, il pensare allo smaltimento a fine vita del prodotto dell'imbarcazione, quindi agevolare lo smontaggio e la separazione dei differenti materiali che compongono l'imbarcazione, l'utilizzare ovviamente materiali anche nei legni, che comunque il legno di per sé rispetto alla vetroresina, al metallo eccetera è già un materiale molto ecocompatibile. Bisogna pensare un po' a tutti gli aspetti nel ciclo dell'intera vita dell'imbarcazione.